I duelli aerei quindi sono un punto debole importante del Como, e se colleghiamo questo dato a quello di Rachmani, allora io dico una cosa, cioè azzardo, faccio una scommessa, io dico che domani Rachmani segnerà su calcio d'angolo. Buon pomeriggio ragazzi. Oggi sarà dura registrare. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion. Oggi è 3 ottobre 2024 e vigilia di Napoli Como. Siamo nella vigilia. Perdonatemi ragazzi se in questo video avrò la voce un po' più bassa del solito, ma c'ho mal di gola. Ieri abbiamo dedicato il video alla conferenza stampa di Conte, se ve la volete recuperare trovate qui il video. Oggi andremo a fare un video un po' più di approfondimento barra studio dell'avversario. Oggi studiamo un po' il Como, vediamo un po' i numeri di una squadra che a detta anche dello stesso mister è la rivelazione di questa Serie A attualmente. Quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e cominciamo subito. Siamo su FBref e voglio cominciare dalla classifica. Il Como attualmente è decimo, 8 punti fatti in 6 partite, 2 pareggi, 2 vittorie e 2 sconfitte. Il Como, diciamo che inizialmente non era partito così bene, infatti aveva collezionato un pareggio e una sconfitta. Poi dalla terza giornata in poi, diciamo che ha trovato un po' la quadra e ha collezionato nelle ultime 2 partite 2 vittorie, una contro il Verona e l'altra contro l'Atalanta a Bergamo, quindi una vittoria sicuramente di peso, ecco, di un peso importante. A livello di gol fatti, il Como si trova bene o male a metà classifica, quindi rispecchia la posizione che ha sotto questo punto di vista. 9 gol fatti in 6 partite. A livello di reti subite, invece, siamo messi un po' peggio, decisamente peggio, perché il Como è la quarta peggior difesa del campionato con 11 gol subiti. Però, se andiamo a vedere gli XG subiti, cioè questi qua, gli XGA, noterete che comunque il Como si trova nelle zone alte della classifica. Quindi questo cosa significa? Che evidentemente il Como a livello di fase difensiva sta messo bene, perché secondo, diciamo, i numeri avrebbe dovuto subire 7 gol, invece ne ha subiti 11, quindi evidentemente c'è stato un overperforming, diciamo, tra virgolette, sotto questo punto di vista. Mentre per quanto riguarda gli XG sta rispettando le attese, perché comunque ha registrato 7.7 di XG e ha fatto 9 gol, diciamo che ha fatto un gol in più di quello che avrebbe dovuto fare, però il dato eclatante è quello riguardante gli XG subiti. A livello di marcatori, il bomber, ecco, del Como è Patrick Cutrone. Lo conosciamo perché comunque ha giocato nel Milan tanti anni fa, ha giocato anche nell'Empoli e questa cosa sinceramente me l'ero totalmente dimenticata. Attualmente Cutrone è il capocannoniere della Serie A insieme a Vlahovic, Pulisic, Thuram e Retegui. Tiri in porta. Il Como a livello di tiri in porta, diciamo che sta messo abbastanza bene, perché ne ha subiti 25. Giusto per darvi un'idea, ha i stessi tiri in porta dell'Inter, 2 in meno rispetto all'Atalanta e la Fiorentina, e ha un tiro in porta in più rispetto al Milan. Quindi tutto sommato la fase difensiva del Como possiamo considerarla abbastanza efficace. Non ai livelli del Napoli, per esempio, però sicuramente sta messa meglio rispetto a tante altre squadre. A livello invece di tiri fatti, il Como si trova comunque in una posizione importante, è praticamente sesto per tiri effettuati, ben 89, 2 in meno soltanto rispetto al Napoli, ed ha fatto meglio di Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Bologna, anche della stessa Juve. Quindi la fase offensiva, tanta roba, ecco, da sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda invece i tiri in porta, il Como addirittura fa ancora meglio, perché è terzo per tiri in porta effettuati. Sono abbastanza precisi, ecco, per quanto riguarda i tiri in porta. Se andiamo però a collegare questi dati agli XG, noterete comunque che il Como tra le top, diciamo, di questa classifica è quella con gli XG più bassi. Quindi questo che vuol dire? Che evidentemente il Como produce delle azioni complicate da buttare dentro, perché comunque l'XG misura anche la pericolosità appunto di un'azione. A livello di passaggi tentati, il Como si staziona bene o male a metà classifica, quasi al pari del Napoli. Ha giusto 20 passaggi meno tentati rispetto al Napoli. A livello di passaggi completati non cambia la posizione, però ne ha completati 2349, quindi con una percentuale dell'82%. Quindi bene o male Napoli e Como sotto questo punto di vista sono molto simili.
Il Como tenta tanti passaggi brevi, infatti è settimo in Serie A per passaggi tentati, mentre a livello di passaggi lunghi si trova nei bassi fondi. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che il Como adotta uno stile di gioco basato più che altro su il fraseggio corto. A livello di creazione di tiri e di gol, il Como staziona bene o male a metà classifica con 156 azioni da tiro, mentre per quanto riguarda le azioni da gol siamo sempre lì bene o male con 13 azioni da gol. C'è un giocatore in particolare nel Como che è pericoloso proprio dal punto di vista della creazione delle occasioni, questo però lo vedremo tra poco. Occhio a questo dato, il Como è la seconda squadra in Serie A che effettua più contrasti, 112, 4 in meno rispetto all'Empoli, ne ha vinti però 74 ed è addirittura la miglior squadra per contrasti vinti in Serie A, quindi questo dovrebbe essere, diciamo, un dato abbastanza attendibile riguardo i duelli, ok? Aspettiamoci domani un Napoli che potrebbe perdere qualche duello in più proprio perché ha di fronte un Como che primeggia a livello di contrasti vinti. A livello di ammonizioni il Como si trova, diciamo, nella parte alta della classifica con 13 ammonizioni e in generale a livello di falli commessi 75 bene o male a metà classifica, si trova praticamente vicino al Napoli. Come potete vedere in tante statistiche Napoli e Como sono molto simili, si affrontano domani due squadre abbastanza simili. A livello invece di cross effettuati il Como non ne fa così tantissimi, soltanto tra virgolette 102, però ne fa più del Napoli che finora ne ha fatti 93. E adesso uno dei punti deboli del Como. Qui bene o male siamo sulla falsa riga del Palermo, cioè il Como è una delle peggiori squadre per duelli aerei vinti. Soltanto 76, attenzione, ne ha vinti comunque di più del Napoli, però è anche quella che ne ha persi anche di più. Infatti a livello di duelli aerei persi si trova praticamente al sesto posto. I duelli aerei quindi sono un punto debole importante del Como, e se colleghiamo questo dato a quello di Rachmani, che sui duelli aerei è il più forte attualmente in Serie A, allora io dico una cosa, cioè azzardo, faccio una scommessa, io dico che domani Rachmani segnerà su calcio d'angolo. In generale domani mi aspetto un Napoli molto pericoloso sui calci d'angolo, non è detto che segni solo Rachmani, però potrebbe segnare per esempio anche un Buongiorno. Però nel complesso il Como sui duelli aerei è facilmente attaccabile, ecco, mettiamola così. E giusto per completezza, il Como è la terza peggior squadra per percentuale di duelli aerei vinti, solo il 43%, quindi a maggior ragione bisognerà spingere, bisognerà sfruttare a nostro vantaggio questo dato. Detto questo, spostiamoci ora un po' su SofaScore per vedere qualche altro dato. Qui vi ho messo il rating che SofaScore dà a ogni calciatore, quindi è un dato che si basa principalmente sull'app, però è un dato comunque indicativo per farci capire quali sono, diciamo, i giocatori quelli più pericolosi per ogni squadra. Come potete vedere, Nico Paz è il quinto miglior calciatore in Serie A per rating, giusto per così per info, il primo è Kvara. Calciatore più importante del Como a livello di performance, diciamo che è questo Nico Paz, un calciatore che noi in realtà conosciamo molto bene perché ci ha segnato contro l'anno scorso in Champions League con Real Madrid. Prima vi dissi che c'era un giocatore in particolare nel Como che era pericoloso dal punto di vista della creazione delle occasioni, ecco qui. Sempre lui, è sempre Paz, 5 grandi opportunità create finora ed è il miglior calciatore della Serie A per opportunità create. Nico Paz è un po' la luce, un po' il faro del Como, quindi diciamo che se tu blocchi Paz hai tolto al Como la bocca di fuoco principale, quindi lo metti in difficoltà. Tra l'altro Paz è anche il giocatore con più dribbling riusciti nel Como, 2,4 a partita, e in generale è il terzo miglior giocatore della Serie A per dribbling riusciti. A livello di contrasti invece troviamo come miglior giocatore del Como Van der Bremt, questo terzino destro belga che è stato prelevato quest'estate dal Salisburgo. Ne ha vinti, anzi questi sono i contrasti fatti, quindi ne ha effettuati 3,3 a partita. Van der Bremt giocherà nella zona di Kvara, quindi domani aspettiamoci un duello Kvara-Van der Bremt abbastanza duro,
C'è poi un altro giocatore del Como che è Fadera, questo giocatore che gioca, diciamo, esterno, sinistro, d'attacco, giocatore che viene dalla Belgio, se non sbaglio dal Genk, ed è quindi lui un giocatore che comunque effettua tanti contrasti, quindi potrebbe essere quel classico giocatore che un po' alla, potrebbe essere, diciamo, il Politano del Como, cioè quel giocatore che ti fa bene anche la fase difensiva. Un altro potenziale punto debole del Como potrebbe essere Strefezza. In che senso? Strefezza è il giocatore del Como che perde più palloni, 15.2 a partita. Potrebbe anche essere che Strefezza è il giocatore che effettua più tocchi del Como, quindi tu più tocchi effettui e più è alta la probabilità di perdere palloni. Però da questo dato vediamo che Strefezza è l'ottavo calciatore che perde più palloni in Serie A, quindi anche qua sfruttiamo questo dato a nostro vantaggio, mettiamo pressione a Strefezza che potrebbe magari regalarti qualche pallone. A livello disciplinare il calciatore peggiore del Como è Alberto Moreno, uno dei veterani, uno dei colpi di esperienza del Como di quest'estate. Ha preso ben 3 cartellini gialli in 6 partite, quindi praticamente un giallo ogni 2. Detto questo, vediamo rapidamente qualche statistica a livello di squadra, non più di singoli. A livello di cartellini gialli, l'abbiamo visto prima, Como settimo per gialli, ben 13. Possesso palla, ecco questo è interessante, il Como è la decima squadra per possesso palla, il 51%, e come potete vedere non c'è il Napoli, quindi il Como ha un possesso palla maggiore rispetto al Napoli. Per curiosità andiamo a vedere dove sta il Napoli, eccolo, è 14esimo, quindi domani affronteremo una squadra che fa più possesso palla del Napoli, quindi potremmo anche aspettarci una partita dove sarà il Como appunto ad avere il pallino del gioco in mano. E poi ultimo dato che voglio mostrarvi, i rigori concessi. Il Como è la quarta squadra in Serie A per rigori concessi, ne ha concessi 2. Questo cosa vuol dire? Che evidentemente il Como è una squadra che nell'area di rigore difende tra virgolette male, e quindi potrebbe magari questo essere un dato a nostro vantaggio, che ne so, Kvara dentro l'area di rigore che fa un dribbling e viene preso in pieno, e poi c'è un rigore che in teoria andrebbe fischiato, però sappiamo bene che il Napoli sotto questo punto di vista non è proprio fortunatissimo, però di base sappiamo che il Como è una squadra che concede dei rigori. Detto questo, vediamo molto velocemente la probabile formazione del Como. La probabile formazione del Napoli, ragazzi, non ve la faccio vedere perché dovrebbe essere sempre la solita. Non abbiamo partite europee durante la settimana, quindi è anche inutile fare la formazione, saranno sempre quegli 11, a meno che non ci saranno qualche infortunio nell'ultima ora. Allora, il Como dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 con Audero in porta, linea difensiva composta da Alberto Moreno, Dossena, Kempf e Van der Bremt, mediana Perrone e Sergi Roberto, un altro grande nome di esperienza, un nome che non devo neanche stare qui a spiegarvi. La tre quarti, Fadera a sinistra, Strefezza a destra, Pazza al centro e davanti Cutrone, unica punta. Quali sono quindi i calciatori da tenere d'occhio? Sicuramente il primo è Paz, un altro giocatore sicuramente da tenere d'occhio secondo me sono i due esterni, Fadera e soprattutto Strefezza. Occhio al duello Kvara-Van der Bremt, che sarà sicuramente complicato domani. Occhio anche al duello Politano-Moreno, perché comunque Moreno abbiamo visto che è quello più indisciplinato, quindi potrebbe esserci magari da quel lato un Politano che si guadagna qualche punizione interessante. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che il Como comunque adotta una fase difensiva dove gli esterni d'attacco si sacrificano parecchio, specialmente Fadera. Infatti se notate la hitmap vedete che Fadera fa molto lavoro difensivo. E quindi ragazzi, il Como è questo, bene o male. Sarà una partita a mio avviso abbastanza complicata, perché comunque il Como, come avete visto, è un bel mix tra giovani importanti e giocatori comunque di esperienza. Domani sinceramente mi aspetto più il Como che faccia la partita, perché vedendo i dati il Como fa più possesso palla, quindi mi aspetto un Como che fa la partita e un Napoli che cerca di interrompere il dominio del pallone del Como e cerca poi di ripartire. Come ho detto anche ieri, questa partita non è importante perché sei primo e giochi di venerdì e quindi metti pressione agli altri, è importante perché è l'inizio di una serie di partite dove puoi
appunto mettere fieno in cascina per quando poi arriveranno novembre e dicembre, dove avremo tanti scontri diretti. Quindi sarà fondamentale domani vincere la partita, sarà fondamentale non sottovalutare il Como, ma sotto questo punto di vista sono abbastanza tranquillo, perché Conte non è uno che sottovaluta gli avversari e sicuramente terrà sugli attenti i calciatori. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, un bel like, iscriviti tu che stai guardando questo video e non sei ancora iscritto, perché mi aiuteresti tanto a crescere, e poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani col post partita, sempre e comunque Forza Napoli, e buon proseguimento di giovedì a tutti quanti. Ciao!